grandissimi, totali, You Lewis and the News con The Power of Love, che ricorderete per Ritorno al Futuro 2 o l'1, forse l'1. L'uno. Ma non è importante, l'uno. Però so che è una canzone importante per la carriera di questo incredibile gruppo, di cui Ellen e Storie Tese fecero anche un incredibile cover. L'originale era One New Drug, certo. Molto bella. Questo fu il disco un po' della risalita, no? Perché sapete che loro erano in ballo per la musichina di Ghostbusters, che se ci fai caso è simile, è molto Lewis and the News. Quindi rimasero molto male per questa cosa di Ghostbuster, e questo fu proprio, insomma, il rientro sulla scena. Non c'è tempo per approfondire perché è già il momento di un'altra rubrica. Certo. Leggerò io, ma almeno il titolo te lo faccio subito. Perché va ora in onda, yeah. Va ora in onda, primo aprile, festa del pesce d'aprile. Scherzi, scherni, derisioni, beffe, canzonature, burle, botti, motteggi, facezie, buffonate, lazzi, insomma, pesci d'aprile, che non siano dei, segno delle virgolette che devo fare, pesci d'aprile, bensì dei veri e propri pesci d'aprile senza le virgolette. Importante questo, perché ieri è stata la giornata nazionale del primo aprile, così è stata nominata dal capo dello Stato, fa anche lui gli scherzi. Questa è una sorta di bilancio, analisi di ciò che è accaduto. Ma quello è interessante, quello che è successo a Varazze e in tutto il varazzese, dove lo scherzo del primo aprile si celebra con un pesce d'aprile che risale agli anni 50 del secolo scorso. Infatti è un pesce mummificato. Si prende il pesce, si va dalla persona a cui si fa lo scherzo e ci si accarezza il petto nudo col pesce mummificato. Una volta che la persona si è eccitata sessualmente, si scappa via canzonandola così: ti nego il pesce, ti nego il pesce. Risate assicurate. Ti nego il pesce, ti nego il pesce. Che sembra ti annego il pesce, che è una contraddizione in termini, però. Cacchio, ragazzi, non riesco a anche prima ho fatto quella cosa dell'oculo, che in realtà era da leggere, adesso era un po' da. Sì, vediamo di far meglio adesso, dove. Punto 2, per fare pesci d'aprile nel mondo bisogna sapere le lingue, o almeno sapere come si dice pesce d'aprile. Cioè. In inglese April Fool's Day, in tedesco Aprilscherz, in francese Poisson d'Avril, in spagnolo Pes d'Avril, in albanese Pesc d'April, in azero Balik d'April, in croato Riba Travange, in estone Cala d'April, in isole Faroerese, sì. Fiskur d'April, in ungherese Halacka d'Aprilis, in malgascio Trondro d'Aprili, in maori Ngori d'Aperira, in polacco Riba d'Kwiesen, in samoano Ia Aperila, in gaelico Jasg d'Giblean, in somalo Kalun d'April, in swahili Samaki d'April, in turco Balik di Nisan, in nuova guineese Carlo Conti. Sì, tu pensa là. Tu pensa al mondo. Stranissima sta cosa. Carlo Conti, Carlo Conti. Pazzesco. Pensa adesso a tutte le telefonate di quelli dalle isole Faroe o dalla Madagascar. Dalla Nuova Guinea, che poi se ci pensi è anche un paese lontanissimo, quindi neanche a dire, boh, guardiamo anche noi la televisione italiana, non c'è nessuna. Eppure vedi le lingue, sì, come si sono combinate. Sì. Tra l'altro, pochi sanno che la Nuova Guinea non è tanto una nazione quanto una moneta. Vai pure avanti. A Pistoia il primo aprile si festeggia coi brigidini, dolci tipici molto amati dai bambini. In piazza San Michele, a Palazzo Tolomei, si esibiscono gli sbandieratori e un consigliere comunale viene calato nella cosiddetta fossa delle inedie, di origine medievale, dove viene lasciato morire di fame e di sete. È uno scherzo, è un po' aspro, è cattivo, usanza, però serve a tener viva la tradizione e a far sì che la gente è un po', cioè, la storia conta, ragazzi, non si può mica dimenticarsi del passato. Se non fai queste cose qua, poi finisce com'era quella tradizione là, ma boh, tipo che... sì, una volta me l'ha detta mia nonna. Invece così si tiene poi viva. Comunque è uno che si sacrifica, certo, per far ridere tantissimi. E poi se tu intraprendi la carriera comunque politica, entri comunque a fare il rappresentante del popolo, ti fai leggere in consiglio comunale, sai che ti può attendere una sorta di genere, certo, responsabilizzato. Tanti benefici e un potenziale, la potenziale. Allora, capita a volte che un innocuo pesce d'aprile si trasformi in tragedia. Oddio, anche questa di Pistoia mi sembrava abbastanza forte, ma leggiamo cosa succede a Portland, città molto famosa per la birra, tra l'altro, nell'Oregon. Ad un funzionario della previdenza sociale, durante un discorso inaugurale nella sala dei congressi, è stato attaccato sulla schiena col biadesivo uno squalo vivo. Potete immaginare com'è finito. Tutto bagnato per terra.
perché una signora è scivolata e a momenti si rompeva il femore, quindi esatto. Insomma niente di niente di che. All'inizio sembrava una cosa un po' oddio tutto bagnato per terra, oddio no, che pesa lo squalo, sì. No? Poi quindi si dibatte un po' sì. A naspa. Il pesce non è l'unico animale a venire associato ad un popolare scherzo nel mese di aprile. Per esempio, il 2 aprile c'è il poco conosciuto oggi? Sì, stercorario d'aprile. Per questa burla si usa appiccicare delle piccole sagome di stercorario, un animaletto che fa delle palline di merda, sulla schiena delle persone. Oppure direttamente su palline di merda appositamente predisposte. Lo stercorario d'aprile è uno scherzo molto bello, ma fatica a decollare a causa della grande popolarità del suo diretto rivale. Sì, è un peccato, certo. Perché forse anche la vicinanza. E quello è stato so. L'errore, perché se già la mettevi il 15 di aprile, ma giorno dopo. Sì. Ma è un po' come quelli che compiono gli anni sotto Natale o sotto Capodanno, tutti, che poi alla fine fanno una festa in una, no? Oppure. Ricky. Guardati sulla schiena. No, le palline di merda. Una cosa adesso non c'entra niente con lo stercorario così, ma certo. Mi ha particolarmente inorgoglito sentire le parole cambio sequenziale, blocco sequenziale, Tropical Pizza nel quiz. Te lo volevo dire prima, ma è passata mezz'ora, ma mio privilegio. Bene, bene, bene. Vabbè. Allora, mi sono tolto un po' di stercorario, perché effettivamente è pesante come scherzo, però vedi. Ma alla fine, se pensi che viene fatto con affetto e non con malizia. Ma più che altro se pensi bello. Al povero consigliere di Pistoia che viene invece lasciato morire. Ma guarda che sono dei volontari, sono dei volontari. Sì. Quello dell'anno scorso, per dire, mi hanno raccontato che ha detto battute di spirito fino a un attimo prima di morire. Cioè, era lui contento, cioè sta lì sotto, stava agonizzando, sì, poi dice, allora così. Come va, Senti, andiamo a vedere che cosa combina Dino sotto tortura dopo aver partecipato al quiz. Io non bevo niente, voi non bevete niente, vediamo se magari lui è ancora disposto. Ma non è sotto tortura, è sotto amore, sotto affetto. È rilassato, lascialo rilassare. A fra poco con Cardialmente Gigione Giambo.